Ci risiamo. Hai parlato su un palco, oppure hai registrato un video, oppure hai tenuto webinar e sei lì che ti stai riguardando. Stai riguardando le riprese e ti chiedi: ma sarò stato veramente efficace? Sono un po' perplesso, chissà come posso valutare veramente la mia performance. Se ti trovi in questa condizione, questo video fa per te. Ciao, sono Chiara, allenatrice di public speaking e di video public speaking. Ti alleno di persona e via web, anche in inglese e in tedesco, anche attraverso percorsi personalizzati. Uno degli errori più tipici quando si rivedono le proprie performance è quello di giudicarsi. Non sono stato abbastanza bravo, vedi, qui ho fatto un errore, no, qui non mi piaccio. Insomma, guardarsi sempre con questo occhio negativo e giudicante. Oppure ci sono anche persone che addirittura evitano di riguardarsi proprio per il terrore di vedere qualcosa che non va. In entrambi i casi, quello che ti sarà veramente utile è acquisire un metodo per darti un feedback oggettivo e distaccato. In questo video voglio darti appunto tre pratici suggerimenti che ti aiuteranno a darti un feedback più oggettivo e distaccato. Primo suggerimento, chiediti: l'apertura del mio intervento è davvero accattivante e cattura immediatamente l'attenzione dei miei spettatori? Per capirlo, mettiti nei loro panni. Ovvero chiediti: se io fossi uno spettatore, all'apertura del mio discorso, drizzerei immediatamente le orecchie incuriosito e catturato, oppure sarei ancora lì a guardarmi lo smartphone? Secondo suggerimento, chiediti se il corpo del tuo discorso è veramente strutturato bene e se riesci durante la tua esposizione a entrare veramente in empatia e in dialogo con i tuoi spettatori. Il tuo corpo non deve essere strutturato su tanti punti, non deve essere mai un labirinto. Infatti io ti consiglio sempre di strutturarlo su massimo 3 punti e ti ricordo anche di inserire all'interno del corpo del tuo discorso dei momenti di dialogo con il tuo pubblico, ad esempio attraverso la lettura del pensiero. So benissimo cosa stai pensando, oppure probabilmente qualcuno di voi ora sta pensando che... Insomma, utilizza queste tecniche di lettura del pensiero per entrare veramente nella testa delle persone che ti ascoltano e creare con loro una relazione. Terzo suggerimento, focalizzati sulla qualità della tua esposizione. La tua voce si sente bene? La stai modulando? Stai scandendo bene le parole? E la tua gestualità? È una gestualità meccanica, rigida, chiusa o è una gestualità morbida che abbraccia il tuo pubblico e accompagna le tue parole? E ancora, se stai rivedendo una tua performance dal vivo, osserva come ti muovi sul palco. Ti muovi come un leone in gabbia, avanti e indietro, innervosito, oppure sei impalato e rigido come un soldatino di piombo, oppure ti muovi con uno scopo su questo palco. Insomma, focalizzati su degli elementi oggettivi che riguardano la tua espressività. Se veramente vuoi migliorare il modo in cui tu comunichi in pubblico, in video e davanti alla webcam, devi tenere sempre presente questi suggerimenti che ti ho dato per darti dei feedback oggettivi e distaccati e non cadere dunque nel giudizio. Primo suggerimento, chiediti se la tua apertura è veramente efficace e incisiva. Secondo suggerimento, chiediti se la struttura del tuo discorso è veramente efficace e se entri in empatia con le persone. Terzo suggerimento, poni particolare attenzione alla tua esposizione, quindi alla voce, al contatto visivo, alla gestualità e ai movimenti sul palco. Tieni anche presente che in alcuni dei miei percorsi personalizzati di public speaking e di video public speaking andiamo proprio insieme a preparare i tuoi discorsi per il palco, per la telecamera e per la webcam proprio in modo accurato, e poi tra una consulenza e la successiva hai anche la possibilità di inviarmi le tue migliori prove per ricevere i miei feedback professionali, oggettivi e distaccati e chiaramente sempre motivanti.
Vuoi continuare a migliorare il tuo public speaking e il tuo video public speaking? Vai subito su www.chiaralzati.it, entra gratuitamente nella mia community lasciando il tuo migliore indirizzo mail e accedi subito ad una serie di bonus, tra i quali anche la possibilità di ricevere direttamente a casa tua una copia gratuita dei miei libri, Video Public Speaking e Public Speaking Heroes. Ciao e al prossimo video!